Judgment Day. The day the human race was nearly destroyed by the weapons they'd built to protect themselves. Benvenuti su WatchMojo Italia. Oggi faremo una top 10 cinematografica di 10 film in cui il mondo finisce per davvero. Wouldn't you know, rising toxicity levels have made life unsustainable on Earth. Per questa lista vedremo film in cui il mondo si trova sull'orlo della distruzione o nel mezzo della distruzione. E la vita sulla Terra come la conosciamo è destinata a cessare entro la fine del film. Yeah, stay with me. I know how this sounds. Non consideriamo film in cui il mondo è già finito e si sta di merda in uno scenario post-apocalittico tipo Mad Max, insomma. Un'altra lista per quelli. It is by my hand you will rise from the ashes of this world. E dato che parleremo di dettagli dei film, incombe su di voi un terribile avvertimento spoiler. This is ridiculous. Numero 10, Interstellar. Nelson's torching his whole crop. Light? They're saying it's the last harvest for okra. Ever. Cristoferino Nolan ci tuffa insieme a Matthew McConaughey in un mondo che ormai è una palla di sabbia fluttuante nello spazio, su cui grazie al tocco gentile dell'uomo non cresce più nulla. The last people to starve will be the first to suffocate. Il film è ambientato per gran parte del tempo in un'astronave, il cui disperato equipaggio cerca disperatamente un nuovo pianeta su cui far rinascere l'umanità. Perciò alla fine incombe tutto il tempo. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light. Questo senso di fatalità schiacciante messo nelle mani di quattro poveracci fondamentalmente e il destino incombente affiancato al fatto che il film è girato da Dio rendono Interstellar un capolavoro. There are some things that aren't meant to be known. Numero 9. Cercasi amore per la fine del mondo. Once again, if you are just tuning in, the CSA Space Shuttle Deliverance has been destroyed. The final mission to save mankind has failed. The 70-mile-wide asteroid, known commonly as Matilda, is set to collide with Earth in exactly 3 weeks' time. Due tipi che non se la passano poi tanto male aspettando che il mondo finisca, visto che la missione per distruggere l'asteroide che colpirà la Terra è fallita, quindi tanti saluti. But instead I am on the scenic route to the guillotine with you and you. Mentre intraprendono un viaggio alla ricerca dell'amore della vita del personaggio di Steve Carell, alla fine fanno un viaggio per trovare loro stessi. Una coppia fondamentalmente che inizia come due vicini sconosciuti. Well, they all got away, but she was the first, yeah. Crea poi un rapporto di amicizia sempre più stretto. If you drive me to where I need to go, I can get you to your family. Ovviamente lo sapete già, ve l'ho detto, il mondo finisce, però almeno non se ne vanno da soli. È un bel happy ending, tra virgolette. What do we do now? I just wanna lie here with you. Numero 8, soluzione finale. I mean, for me to find a girl my age who actually knows who Dickie Wells and Vernon Brown were. There has to be a cosmic plan of some sort. Un uomo ha appena trovato la donna dei suoi sogni. Pazzesco, facciamo festa. Arriva però una chiamata. È scoppiata una guerra nucleare. È la fine. It's for real, Dad. It's no drill. We shoot our wad in 50 minutes. Harry però è dubbioso sul fatto che la fine sia veramente imminente e che le informazioni siano valide e inizia sempre più a preoccuparsi di essere lui la causa del panico a Los Angeles. What is the truth, Harry? Where did you hear we'd started a war? Those people at the helicopters said Landa told them, and you told Landa? God, what am I Dopo aver fatto mente locale, il nostro Harry inizierà un viaggio infarcito di personaggi particolari. Signore e signori, questo film è un film davvero di culto che potreste in effetti non aver mai sentito e mi dispiace se è stato così. Ora avete tutto il tempo del mondo, almeno voi, per rimediare e vederlo. Look at that baby go! It's going all the way to Tia f***ing Juana. Numero 7, These Final Hours. As I speak to you right now, it's making its way towards our fair nation. Un meteorite ha appena accarezzato la Terra, causando una tempesta di fuoco su tutto il mondo, e James allora si fa un viaggio attraverso una città dominata dall'anarchia per riunire una ragazza alla sua famiglia e trovare la sua di ragazza per andare poi alla mitica festa di fine del mondo. Where have you been? I've been going crazy out of my mind. Un film australiano che, come molti film australiani, è largamente sconosciuto a tipo tutti, anche a me fino a qualche giorno fa. Do you ever think you might end up in hell instead of heaven?
be awful. Abbiamo una canaglia tutt'altro che buona con uno scopo dubbio o senza senso, per cui però ti ferete per tutto il film, grazie alla storia nella quale si fa coinvolgere. Numero 6. The Day After. Un film per la televisione quando ancora i film per la televisione andavano abbastanza. E vi dirò, per quanto possa non sembrare, è carino. Will the Russians advance straight for the Rhine and defy NATO's declared policy of defense by all means, including the use of tactical nuclear weapons? È una storia sinceramente emozionante e figlia degli anni oscuri nei quali ovviamente è stata fatta, che mostra la vita prima e dopo una guerra nucleare distruttiva che ha portato alla fine del mondo. Either we fired first and they're gonna try to hit what's left, or they fired first and we just got our missiles out of the ground in time. E che ci porta dal mondo che conosciamo a uno in cui la sopravvivenza di ognuno si basa su iniziative disperate, mostrando quanto l'orrore sia sempre dietro l'angolo. That's it, no more. What do you mean, no more? Finendo con una singola voce che chiama aiuto invano alla radio, The Day After fa la sua porca figura in questo filone. Hello? Is anybody there? Anybody at all? Numero 5. Facciamola finita. Un gruppo di celebrità si ritrova insieme la notte dell'apocalisse. E se tra loro ci sono James Franco e Seth Rogen, il risultato, lo sapete, sarà demenzialissimo. It's not bullshit. Wanna know something else, Jay? If this is the end of the world and all the good people died, what you're saying is Seth, me, Jonah, Craig and Danny are a bunch of assholes. I'm straight up lovable, son. Il gruppo è composto da svariati attori comici della nostra generazione che giocano a fare a chi è più scemo. Oh. That's not cool. Don't touch my phone. Michael, that's not cool, man. E tra l'altro il film, e è incredibile, ha degli effetti speciali notevoli. Evidentemente la produzione o non ha pagato molto il cast o non ha badato a spese. Diciamo che qui in questo film il mondo finisce, ma finisce più o meno in allegria, visto che il gruppo non sembra neanche fare esageratamente caso alla cosa. Numero 4. L'ultima spiaggia. We're all doomed, you know. The whole silly, drunken, pathetic lot of us. Doomed by the air we're about to breathe. L'umanità è stata decimata dalla Terza Guerra Mondiale e il film ci mostra gli ultimi momenti alla vigilia della distruzione. The war started when people accepted the idiotic principle that peace could be maintained by arranging to defend themselves with weapons they couldn't possibly use. Without committing suicide. Distruzione dovuta al fatto che l'umanità sta per essere spazzata via dalla marea di radiazioni che sta avanzando dal sud dell'Australia. Un mondo in cui la gente o decide volontariamente di soccombere alla malattia o al contrario di porre fine alla propria vita. God. God forgive us. Insomma, uno spaccato coinvolgente di disperazione dovuta a un destino inevitabile e che descrive bene l'incalzante terrore e pericolo di una guerra nucleare negli anni 60 che si profilava molto possibile. There isn't time. No time to love. Nothing to remember. Nothing worth remembering. Numero 3. Last Night. Un bel film canadese fatto con quattro spicci che parla di una società che sa che il mondo finirà a mezzanotte in punto e quindi si organizza di conseguenza come è giusto che sia. All this great stuff. Last Night racconta varie storie, ad esempio due tipi che non si conoscono e decidono di uccidersi a vicenda. At 12 o'clock I'm asking you to shoot me. Una famiglia che simula il Natale. My mother, she just threw this big Christmas dinner. She wanted us to relive our happiest moments as a family. E un uomo alla ricerca di quanti più nuovi tipi possibili di sesso prima della fine del mondo. I just don't want to risk having bad sex today. Just don't want that to be the last thing on my mind. La cosa bella del film è che non sappiamo precisamente cos'è ciò che pare sicuramente porrà fine al mondo. Un film per quelli che non vogliono vedere solamente esplosioni. Thank you.
Numero 2. Melancolia. The earth is evil. We don't need to grieve for it. Qui col vecchio Von Trier si va sul cosa sto guardando violento, un film fatto di archetipi e immagini oscure che ben contraddistinguono la filmografia borderline follia del regista, tra cui la pace con cui persone depresse affrontano grandi calamità. Listen to me. We agreed that you weren't going to make any scenes tonight. Allora, un pianeta appena scoperto sta per schiantarsi sulla Terra e questa vorrebbe essere una metafora per la depressione. Non ci sono sgrezzate varie o mega collisioni apocalittiche, esplosioni o altro, solo un mucchio di personaggi con le loro reazioni umane, tutte molto credibili. I'm scared. We all are, sweetie. Just forget it. E per quanto effettivamente Melancolia possa risultare molto deprimente, vi dirò, guardatelo fino in fondo perché stupisce. Prima di svelare la numero 1, ecco alcune menzioni onorevoli. I've matched these numbers to the dates of every major global disaster for the last 50 years in perfect sequence, except for 3. And these events haven't occurred yet, starting with this one. Up in 8 minutes. If you live to see it, the world will end. Maybe that's the way it should be. If you gotta kill all my friends to survive, maybe it's time for a change. Numero 1, il dottor Stranamore. Group captain, I'm afraid this is not an exercise. Not an exercise, huh? Mettere Kubrick alla 1 sembra scontato. Dici grazie, Mojo, grande fantasia, però sto film è una bomba. The whole point of the Doomsday Machine is lost. If you keep it a secret, why didn't you tell the world, eh? Quando un generale della Air Force ordina un attacco nucleare sull'Unione Sovietica, un ufficiale dell'esercito e il presidente dovranno collaborare per sventare l'apocalisse. General Turgidson, I find this very difficult to understand. I was under the impression that I was the only one in authority to order the use of nuclear weapons. That's right, sir. You are the only person authorized to do so. Sfortunatamente per l'umanità, però, questi uomini che riempono la stanza di guerra sono un po' delle teste calde e, come potrete immaginare, ciò non porta al meglio. Gentlemen, you can't fight in here. This is the war room. Basandovi sul titolo di questa lista, potete immaginare come vada a finire la faccenda, ma vi dirò, perlomeno la guerra nucleare non è mai stata così divertente. Hey, what about Major Kong? D'accordo con la lista? I thought I could, but I can't. Qual è il vostro film preferito del genere? Per altre catastrofiche top 10 pubblicate ogni settimana, iscrivetevi a Watch Mojo Italia.